Allora, ragazzi, ora diremo. Allora, perché mi conoscete già tutti, io sono Cipiuta. Di là c'è adesso che sta arrivando Shiromi. Ciao, saluto Shiromi. Sono Shiromi. Raga, la mamma di Igra ha fatta grossa. Che scandalo. Allora, vediamo prima l'immagine di copertina. Allora, si vede. Sì, aspetti che sono attorabile, ne voglio subito assieme. Guardate tutti stupiti. E si sente il rumore che sto bevendo l'acqua. E la mamma di Igra è disgustata. Oh, è una cuba. Ok, vediamo allora. la velocità per mettere un po' più veloce, perché ci mettiamo un anno. Allora, velocità. Ma a parte che ora sti qua non dovrebbero essere a scuola. Ma che poi una domanda, ma come sono vestiti, insomma, da funerale? Cioè, ma non dovete il ballo d'inverno, giusto? Ma no, ma ragazzi, c'è il migliore, il mitico, l'assoluto. Ciao! Si gira. Ma che cosa stai dando? A un tutù? Cioè, d'inverno di Moondown, non viene la dimora dei gel. Dimora di gel? Ma come? Ad accoglierci non c'è la padrona di casa? Lei, il padrone di casa? Dov'è il padre di Marina? Oh, ecco, signorina Marina, ti stavo riparando. Come ben sapete, ci tiene a fare bella figura, ma potete andare in sala ad aggiungere altri ospiti, quelli di fresco. Va bene? Allora, ragazzi, apriamo noi le danze. Con piacere. Oh, ma mi gira! Carine! Guarda, Jenny è vista benissimo, è stato un divino sto abito. Bellissima, top, no, vabbè, nuova foto profilo subito. Zenarino, che cosa ne dici di fare una foto con tua sorella Zenny? Perché mi devo fare la foto con Zenarino? Perché il set è molto carino, molto familiare, dai, mi piacerebbe farvi una foto insieme. Ok. No, mi dispiace, però per Ricky è tutto. Allora, mettetevi lì vicino al camino. Sta a ridere? Ah, ok, Zenarino, mi raccomando, okay. Instagram mobile. Oh, mamma mia, Instagram mobile. Perfetto, siete bellissimi. No, Nebula deve fare la fotografa. Hashtag Nebula deve fare la fotografa. Buonasera, Munca. Ma vabbè, anche qui. Anche qui. DJ. Ehi, ragazzi, voi dite, ma mi trai i coni? Ma che ce ne frega? Marine, lei vuole Willy. Sì, Willy, che ce ne frega? Alla festa di Halloween. Ma che gliene frega lei da assumere gente ricca, speciale? Dei no, violini. Dobbiamo assumere Willy. Sarai pronti a scaldare questo freddo? No, non ci credo. Cioè, sarai tu il DJ della serata. Certo, signorina, spero che piacerà la mia musica. Ma non potrai mai battere il DJ della festa di Halloween. Lui sì che era bravo. Sul serio? Sì, veramente top. Bene, perché quello ero io. Ora scusami, ma devo andare a lavorare. Che stai dicendo? Beh, dai, Blair, Rebecca aveva ragione. Questa festa non è poi organizzata così male. Ma, non lo so. Doveva essere ballo d'inverno, non ballo di Natale. La divinità. Sì, in effetti non facciamo mai insieme. Neb. Che sei, Jenny? È arrivata la divinità. Ma è la divinità incompleta da sera. Dammi qua, gli devo fare le foto. La mia divinità. Sì, la mia non sta bene con la testa. Direi non sta bene. Sì, buonasera. No, duchessa, che piacere rivederla con i suoi splendidi figli. Ah, il piacere è tutto mio. Bellissima preparazione, non trova? Ricky, Rebecca, come state? Oh, molto bene, grazie. Oh, ma non voglio distogliervi dai vostri divertimenti. Su, andate sulla pista da ballo perché siete giovani. Già. E mi raccomando, facciamo i bravi. Sì. E qui cosa c'è? Oh, sorellina di Cosmo? Ciao. Nebula! Oh, finalmente la tua amica Gianni ti ha dato qualche dritta. Lo vedi che non sei poi così male quando ti vesti bene? Certo, fa tutto il vestito, però è qualcosa. E di qua cosa c'è? Grazie. È vero, sì. Il vestito è molto bello. Non ci guarda. Non lei. Sei fa. Il computer va i vestiti. Ma Ricky. Non ci credo. Marco Martinez. Sì. Marco Martinez. Ma da quanto tempo lo vediamo? Lo sapevamo. È un padre dell'altro. Sì, lui è qua. Il signor Sichel. E Marco Martinez. Ma Sichel. Sono migliori. Ah, sono migliori amici. Guardateli. Sembrano fratelli. Però sono i padri dell'anno 2022. Guardateli. Sono migliori amici. Cioè, si vede proprio. È un piacere ospitarvi nella mia umile dimora. Non tanto umile. Lui divide un piccolo nel 1800. Signor Sichel. Non vedo Marina. Dov'è? Oh, sì, vado subito a cercare mia figlia. Quella ragazza ci mette davvero troppo a prepararsi. Ci vediamo dopo, Marco. Godetevi la serata. Certo. Oh, Timothy. Cosa? Timothy. Io non sei un cattivo ragazzo, non avevo detto qualcosa, ma anche alle feste, sono una persona di tocco, quindi non ho creato la camera. Perché divertirti in questo modo? Cioè, allora, venire a una festa super importante dove ci sono tanto dei ricconi. Come tutto preparato per un ballo d'inverno. Tu ci vai con la tutina sporca. Vestito di pittura. Sporca di arte, il che potresti macchiare qualsiasi vestito. E ci vieni così. Con la tutina potresti macchiare chiunque, ma non te ne frega niente. C'è genio, che uno dei geni è arrivato. Ma come sei vestito? Ehi, oh, buonasera Mike, tutto bene? Rebecca almeno un classico. Là c'è il buffet con i cioccolatte e i biscotti di Natale, deliziosi da provare. Oh, bene, grazie per l'informazione. Di nulla. Ehi Willy, che cosa ci suoni stasera? Fa vedere, guarda che ho preparato, fratello. Sì, non posso crederci, quindi davvero no. Oh mamma mia, allora, una carina Sabrina. Questo video dovremmo chiamarlo come tutti gli avi di Toca. Allora, Betty è molto carina, Cosmo. Cosmo, non sei un poliziotto, fallo fare a Candy, va? Cambiati i capelli. E numero due, Sabrina, lo sai che è il tipo 27 di dicembre? Dovresti metterti qualcosa sotto. Ma cioè, tu vai in un ballo d'inverno, ok, forse dentro è tutto riscaldato, ma vai in inverno con
Le maniche corte, tutta scollata, con la gonna. Fine. Almeno un po' di freddo lo provi, con i sandali anche, con i sandali. Ok, Betty, c'è la gonna, ma almeno c'è qualcosa. Ma a me la cosa non convince. Comunque, ragazzi, entrate voi. Io aspetto qui la tua compagnia. Sì, la mia compagnia, sì, esatto. Vi farò una fanpage. Oh, buonasera, signorino Cosmo. Senta, l'hai regalato la notizia di signorino Nobu? Oh, no, dottore, mi dispiace. Sono solo che ha deciso di non prendere parte al ballo. Capisco, ma che vesti prendo? Ho la sensazione che lei sia stata molto convincente. Non perda le speranze. Brava. Esatto. Ipocrita. Cirullo. Adoro, adoro. Babuino e Marine padrona del mondo. Cioè, ma Marine, ti adoriamo. Mi sta davvero lasciando sola. Colato, papà Pietro, ci creiamo un pezzo di melanzana. Marine, allora, papi, gli ospiti stanno aspettando. Quanto ci metti a prepararti, cara? Sì, sono quasi pronta. Ho saputo da Gertrude che Chuck sarà il tuo cavaliere per questa sera. Brava, lui sì che è un ottimo partito. Sarete una gioia per gli occhi sulla pista da ballo. Ti aspetto giù. Non vale aspettare oltre gli ospiti, eh? Certo che no. Se solo smettessi di piangere, questo trucco non correrebbe. Questo è colpa di Nobu. Melanzana andava male. Tofu ha variato che non è altro. Dimmi. Aspetta, Jimmy, come ti vesti? Jimmy. Cioè, ragazzi, questo tipo come ti vesti? Jimmy è ok ancora. Ma Jimmy, Jimmy, mio piccolo raggio di sole, devo ancora crescere mentalmente. Sì, sì, è vero. Wow, piccino. Ma siamo vestite mezzate. Oh sì, siamo particolarmente abbinate. Molto bello il tuo vestito, Betty. Grazie. No. Ma così è questo profumino di cioccolata. Andiamo prima che finisca tutto. Sì, Jimmy Pucci. Salve Gertrude. Oh, salve, signorina Candy, signorino Jimmy. Molto simpatico il tuo vestito. Oh, la ringrazio molto, Gertrude. Avrebbe potuto indossare e direi. Direi. Ma Jimmy è uno delle campagne, lascialo fare. Lascialo fare. Che carina! Anche Greta è molto vestita, molto bella. Beh, è molto di Mirai, tipo al ballo di Iki, altre cose, però. Ora tocca alla mia parte tutta preferita, eh. Io un giorno vi farò una. Io un giorno tu e tu mi farò sposare. Vedi, vestita molto carina. Buonasera, Gertrude. Buonasera, signorina Greta. Ingannevole e splendente come sempre. Grazie. Spero non ti dispiace aver invitato al ballo quella non mezzata con te. No, certo che no, stai molto bene. Signorina Daisy, mai vestita molto elegante. Signorina Marina si arrabbierà con lei. Wow, questi biscottini sono proprio buonissimi. Sì, e Alice è stata tanto gentile da farne alcuni vegani. Vegani? Sì, sono senza burro, senza latte, senza uova. E scusami, fammi capire quali sono questi vegani. Uffa, sono quelli che fa mia mamma. Ehi, Cenerino, come mai quell'aria così triste? Rini, mi stai evitando. Cosa? No, poverino. Sì, guarda, Ireb, ti va, sbagliamo. Un ballo, fratello e sorella. Certo che sì, fratello mio. Fratello mio, questi termini sono 1600, lo sapete, la cosa? Sì. Ehi, Cosmo, quindi ora voi due siete amici? Siamo compagni di studi. Già, so che guarda, mi metti i capelli. Cosa molto più bello, però. Lei è già una grande vittoria essere qui. Che vorresti dire? Alle feste di Moontown partecipa un ragazzo che in passato le ha dato qualche problema. Ecco, che tipo di problema? Uno di quelli che una ragazza non dovrebbe conoscere, Chuck, e uno di quelli che gli ha procurato un occhio nero firmato da me. E come si chiama questo tizio, così, per curiosità? Oh, mi pare di averlo visto. Ecco, è quello lì. Oh, capisco. Cerchiamo tutti di non farci molto caso, ok? Vogliamo che sia acqua passata. Certo che sì. Ehi, Neb, come va? Ciao, Cosmo, bene, sto controllando le foto che ho fatto da Danny, vuoi vedere? Che cosa mi hai detto quelle cose, beh? Oh, ma quante belle ragazze! Ehi, vabbè, amico, ti stai divertendo? Ma lo stesso di... Sapete, quello ricambio è stato Nebula! Ma che ci fa? Senti, perché non facciamo due chiacchiere fuori? Vieni. Ma se non ti conosco nemmeno, ma come mi conosci? Io sono Chuck. Oh, figlia mia, finalmente ci degni della tua splendida presenza. Vuoi dire? Marine, io ho cercato dappertutto. Ciao, Chuck. Rebecca e Rick. Ma prima... Allora, prima eri con quello bolletto di Nebula. Ora sei qua. Ti sei doppiato. Cioè, anche i babuini allora hanno dei superpoteri. Si possono doppiare, ragazzi. Non capite? Capite perché bisogna chiamare la protezione? Per questi problemi si stanno stinguendo e si stanno aumentando. Cioè. Aspetta, se passiamo ancora in tempo. Va bene. Un momento, prego. Lei è la mia damigella. Si faccia parte. Andiamo, mio. Oh, è arrivato Nobu. Ah, meno male. Sei venuto. Beh, ho solo capito che l'amore che provo per te è molto più grande di qualsiasi altra cosa. Voglio vedere tombato di accidenti di spaghetti. Che distinta. Magari non puoi la messo come posso dovermi la benda. Io che ne so, signor Seixet. Ah, signorino Nobu ti ha notato molto bene. Gertrude, stai patteggiando per quel giornalista da tanti soldi. Ah, un signor Seixet, alla fine, guarda, ragazzo, ti ho notato in banca. Ma continuo a pensare che non si meriti mia figlia. Oh, per favore, Matteo, non parliamo di chi merita le nostre figlie. Credimi, tu sei fortunato. Marina sta con Nobu, Melanie, beh. Oh, ciao, Claudio. Salve, signor Martino. Bravo, bravo. Anche lui, vedi che padre dell'anno. E poi la fine che ha detto. Non te lo puoi immaginare, ecco qua. Posso fare 5 minuti di ritardo che cucchite l'uovo? Claudio, sto parlando con un compagno di classe. Sempre con lui, altri non ce ne stanno in questa classe. Il tuo tipo è molto geloso, eh. Vabbè, ma niente, non voglio problemi, mi faccio la parte. Buonasera, ragazzi. Ma perché devi sempre trattarlo così? E tu perché devi sempre far sentire così? Così come sei appena arrivato? Ehi, Musona, ti va di ballare? Oh! Se il mio outfit non ti disturba. Certo che no. Anzi, non ti ho ancora detto quanto stai bene stasera. Oh, grazie. No, non stavo arrossendo, certo che no. Sì, conosco questa canzone, veramente bella, Willy. Dai, me la suggerita Mike. Questa ragazza mi sa di musica. Ah, ottimi gusti, Mike. Grazie. Wow, qui al ballo d'inverno la temperatura si sta alzando di brutto. Ciao, team, questa festa è bellissima. Sono super proud di avervi partecipato. E Jenny, posso parlarti? Oh, e guarda dove sei anche, Chuck. Sì, ciao. Ma grazie mille. Oddio, questa storia ha fatto visualizzazioni. Per un tizio che entra con la storia. E lo faremo anche noi, eh. Lo faremo, tipo prendiamo il nostro cugino, lo mettiamo in una storia da un milione di views. Lo faremo. Guarda, ti voglio dire subito. Stellina, sì, Gianni, senti, io l'avevo visto quel ragazzo in sala e quindi non ti dico per portarti là. Grazie, però ho appena saputo che se n'è andato e non tornerà alla festa. Ma come se n'è andato? Sì, a quando eravamo in emergenza a casa, non lo so, non potete domandare, ce n'è il motivo. Ah, ok, adesso mi sento molto più tranquilla. Esatto,
ragazzi, Chuck ha fatto una cosa buona. Ha fatto una cosa buona. Forse l'associazione fa. Gli ha dato un neurone. Applausi. Ragazzi, vedete che le associazioni fanno qualcosa. Gli ha dato un neurone. Vedete. Sta diventando buono. Quindi chiamatemi, mi raccomando, per supportare l'associazione 000001. Mi raccomando, chiedetelo. E veramente, wow. Sono le LGBT. Ma non stiamo finendo tutti i biscotti? Ah no, abbiamo finito tutti i biscotti. Che facciamo con questi? Beh, potremmo... Brava Candy. E quindi Bobo sta parlando con Sabrina? Sì. E quindi continua a parlare con altre persone? Sì. E quindi questo è ufficialmente l'angolino degli sfigati della festa. È vero. Ci siamo anche noi. Ci siamo anche noi, ragazzi. Siamo anche noi sfigate. Facciamo anche noi parte del gruppo. Tu non ci vuoi venire a questo ballo? No, non ci voglio venire perché ci stanno tutti da buoni figli di mamma e gente con la buccia sotto il naso. E è un ambiente che a me non piace. Ok, ecco. Bastava via questo. Quindi te ne vai? Sì, me ne vado. Fantastico. Ma perché non stai ballando con Zennarino? Proprio uno chiede Rebecca, vuoi mettere in difficoltà nostra madre? Dici lei, devi imparare ad accettarti. Sì, lo so, però c'è... Rebecca ha ragione. Rebecca, un applauso. Rebecca ha ragione, balla con Zennarino, bello de papà, balla. Non le uniamo la serata, qui ci sono tutte le persone che conosce. Oh, se solo lei vedesse quanto si diverte. Eh sì, questa cosa ti sta proprio bene, dai, la smetti. Io la voglio, sto insieme. Allora, fidanzatevi. Omofobe, non sei altro, madre di Ricky. Non toccare la Daisy. Non toccare la mia ship preferita, ti uccido. Signora, mi scusi, ha qualche problema? Io no. Ah, lei no. E chi avrebbe un problema, mi spieghi? Converrà con me che non è certo una cosa normale che si balli con un'altra ragazza in quel modo. Toccare Daisy, ti uccido. Perché almeno uno omofobo vuol dire omofobo? Vuol dire che tu non sopporti le persone, cioè tu odi le persone che dello stesso sesso insieme. Mamma di Ricky, non mi importa se tu sei la madre di Ricky. Probabilmente hai adottato sia Ricky sia Rebecca. Cioè, ti chiamate il telefono azzurro per sti ragazzi. Non mi toccare né Daisy né Betty. Lasciamo stare. Esatto. Sto battezzando questa bellissima, intelligentissima ragazza. Se mi creda, è anche molto difficile. Devo dire, perché guardate dei cavalli. Sì, forse saremo dei cavalli, non lo so. Ti ha dato della bellissima e intelligentissima ragazza. Aiuto. Non riesco a stare risando. E se ha qualche problema, le prometto che ballerò tutta la sera davanti a lei. Che cosa succede qui? C'è qualche problema? Oh sì, signorina Seychelles. Balla tutta la sera con Daisy, ti prego, sposatemi. L'impertinenza di alcuni suoi invitati, nonché la deviazza. Cosa ha detto? Ma mia madre non voleva dire questo. Ma che sta succedendo? No, vabbè, dov'è il mio smartphone quando mi serve? Non ti male queste cose, Zenny. Io sarei la deviata, signora contessa. Mi dispiace davvero per l'accaduto. E Marine? Oh, beh, vorrei ben vedere. La cosa migliore che lei possa fare, signorina Seychelles, è cacciare queste due ragazze dal ballo. Cosa? Contessa? Io stavo pensando di cacciare lei. Come, prego? Sì. Sì, cacciala via dalla nostra vita! Anzi, metti in prigione! Dell'emisfero boreale. Se vada, se come la compagnia all'uscita. Non ho la ragazza migliore del mondo, eh? È vero, babbuino. Lei è migliore. Mi vado da sola. Signora contessa, che cosa è successo? È successo che sua figlia e il suo gruppo di amici sono dei gran maleducati, Seychelles. Mi dispiace, ma macchieranno il nome della vostra famiglia. Io compagnia di Zignocantuita, deplorevole. Ma in eventi vengo io chiamai che vedere male. Zignocina di Zignocina è una delle zignocine più quizzite che io abbia mai conosciuto. Se non da quizzarla, questo non è essere posto per lei. Tutu. Bravo, Gertrude! Vogliamo una Gertrude qua. Via. Lei fa pensieri cattivi. Voi siete tutti pazzi. Lei è una omofoba che fa schifo, signore. Se ne vada. Oh, continuo. Domani alle 14 per l'ultima parte. Lo vedremo, ragazzi. Lo vedremo. E numero 2, ragazzi. Prima di salutarvi col video. Questo vuol dire cosa vi piace dell'episodio? L'episodio ci è piaciuto perché questo episodio è stato bello. Io ora vi carico la fanpage di Betty e Daisy. Sì. No, mi sono sempre ossessionata. Non sono ossessionata. È la mia ship preferita. E numero 2. Questo episodio ci è piaciuto. Ci è piaciuto. È fatto bene. Avrei preferito che ci fosse una. Cioè, spero che non la testa. Bello che la camera ha fatto tre parti così. Bello. Ma io avrei preferito che ci fosse stato qualcosa più tra Ricky e Zennarino. Io invece avrei preferito vedere una parte in cui si vede Chuck che dice qualcosina al bulletto di Nebula. Perché secondo noi Chuck ha fatto qualcosa che l'ha fatto scappare. Ma che cosa? Vedremo. Numero 2. Anche il numero 3, vi dico. Non so se questa relazione la pubblicheremo tutta o no, perché è già durata 20 minuti. Wow. E per il resto va tutto bene. Noi vi auguriamo bene tutto. Buona gara a tutti. Buona gara a tutti, raga. Raga. E poi ragazzi, c'era lo speciale di Natale perché. Perché sì. Ecco. Perché sì. Noi ci abbiamo reso con un ultimo video. E ciao. Ok, posso andare a morire? Che bella, baby. Che carini, vogliono anche i complimenti. Che bellissimo, che intelligente. Secondo me si mettono insieme. Secondo me anche.